Taglio del nastro per la prima edizione di Cortona Comics, il festival dedicato al fumetto umoristico che fino al 4 giugno ospiterà disegnatori, autori ed aspiranti fumettisti da tutta Italia. Già si vede molta affluenza di pubblico, siamo molto soddisfatti, un plauso alla Cortona Sviluppo, al dottor Fabio Procacci per aver voluto fortemente questa edizione che sarà sicuramente la prima di una lunga serie. Mostre, incontri, performance e spettacoli tra il Centro Convegni Sant'Agostino, la fortezza del Giri Falco e il Palazzo Ferretti. È una grande soddisfazione dopo ormai un anno di lavoro per la creazione di questa manifestazione. Grazie alla partecipazione con entusiasmo avuta da tantissimi disegnatori e operatori del settore, abbiamo avuto anche un riscontro di pubblico già dalla prima mattina. Aperta anche la mostra con i disegni di Giorgio Cavazzano, che da oltre 50 anni racconta le avventure del mondo Disney. In esposizione opere uniche, tra cui 100 poster numerati e autografati di Paperinik. L'emozione è di trovarmi in questo luogo così splendido, così meraviglioso, unico. Sento l'affetto di molte persone soprattutto quelli che hanno organizzato questo mio incontro in questa bellissima città. A lui infine il premio dedicato a Iacovitti a 100 anni dalla nascita. Io ho conosciuto, tra l'altro, Benito e ci siamo anche scritti, ci siamo scambiati anche dei disegni. Ogni tanto mi arrivava a casa una vignetta, una striscia disegnata da Iacovitti e io contraccambiavo con una delle mie. È un grande onore.